Bentrovati a tutti voi. Dunque, apriamo il TG Cronache con la vicenda di Firenze. Due carabinieri sono indagati per violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa. Sono stati denunciati da due studentesse americane che si trovano a Firenze per studiare. Il racconto delle ragazze è credibile, questo appunto secondo la Procura di Firenze, ma le indagini andranno avanti soprattutto dopo agli accertamenti sulle tracce biologiche che sono state trovate nel palazzo dove vivono le ragazze, dove si sarebbe consumato lo stupro, e sugli abiti delle due studentesse. Quindi sarà decisivo l'esame del DNA. I carabinieri ancora non sono stati interrogati, lo saranno interrogati nelle prossime ore. Gli Stati Uniti stanno seguendo questa vicenda con molta serietà e il comandante dei carabinieri del SET ha detto: se è vero, le conseguenze saranno gravissime. La cronaca. Per conoscere la versione dei due carabinieri bisognerà attendere gli interrogatori. Presto saranno ascoltati dagli inquirenti della Procura di Firenze e in seguito dal procuratore militare che ha aperto un fascicolo preliminare. Si tratta di un appuntato e un carabiniere scelto in servizio al nucleo radiomobile di Firenze, entrambi toscani. Le accuse nei loro confronti sono pesanti: violenza sessuale con l'aggravante della minorata difesa. Avrebbero abusato di due studentesse americane dopo averle riaccompagnate a casa con l'auto di servizio nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, in un edificio a Borgo Santi Apostoli. Due ragazze di 19 e 21 anni, una di origine peruviana, giunte da pochi giorni a Firenze per motivi di studio, reduci da una serata in discoteca, dove forse avrebbero assunto cannabis. Un locale molto frequentato vicino a Piazzale Michelangelo, dove i due carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa. Le due ragazze hanno confermato la loro versione di essere salite sull'auto dei militari dell'arma che si erano offerti di scortarle fino a casa e di essere state poi aggredite, una nell'androne del palazzo, l'altra nell'ascensore, e di non aver reagito anche per paura delle armi che i militari avevano in dotazione. Le telecamere di sorveglianza dimostrerebbero che le due ragazze sono state effettivamente riaccompagnate sulla gazzella. I riscontri sul DNA, rilievi effettuati sugli indumenti delle studentesse e sul luogo dove si sarebbe consumata la violenza, avranno grande importanza per stabilire le effettive responsabilità. Esami su tracce biologiche forse compatibili con un rapporto sessuale. Che queste ragazze avrebbero fatto una polizza, avrebbero stipulato una polizza specifica antiviolenza sessuale, eccetera, questo devo smentirla nella maniera più assoluta. Loro non hanno fatto nessuna polizza. La polizza generica e generale che è stata fatta nel loro interesse, come nell'interesse di tutte le ragazze che vengono in Italia, è stata stipulata dalla loro università americana, ma è una polizza che riguarda il furto, riguarda la rapina, riguarda l'infortunio. Evidentemente ci hanno messo, sapendo che può succedere ed è già successo in Italia, anche il discorso della violenza sessuale. Vogliamo che la verità emerga al più presto per non infangare l'immagine della città, dice il sindaco di Firenze Nardella, preoccupato della grande eco che la storia ha già avuto sui media americani e a livello internazionale. Un caso che, in attesa di chiarimenti, crea comprensibile imbarazzo nell'arma dei carabinieri. Nell'immediato la prassi in questi casi prevede una sospensione cautelare dal servizio dei due militari. Se confermato sarebbe un fatto di inaudita gravità, ha detto il comandante generale dell'arma Tullio Del Sette. Il Dipartimento di Stato americano considera le accuse molto serie e lo stesso ministro della difesa Pinotti ha parlato di una certa fondatezza rispetto a quelle accuse. Parliamo adesso del maltempo, il primo segnale appunto dell'arrivo di una importante perturbazione, lo abbiamo visto, è nel rinvio della partita Sampdoria-Roma, era prevista per questa sera a Genova. E così, dopo mesi e mesi di siccità, insomma non piove dal maggio scorso, arriva questa perturbazione che dicono i meteorologi essere molto intensa, proprio a partire dal nord Italia e proprio a partire dalla Liguria.
Da questa mattina le nuvole si addensano su Genova. Nel pomeriggio dovrebbe iniziare a piovere. Precipitazioni intense in un breve arco temporale che fanno temere il peggio. Così recitano i report dell'ARPAL. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria ha diramato un nuovo bollettino, alzando il livello d'allerta al massimo, rossa, dalle 14 di oggi fino alle 8 di domani mattina, nella costa da Spotorno a Camogli, in Valpolcevera e Alta Valbisagno, mentre rimane arancione su tutti gli altri bacini. A Borgo Incrociate, il quartiere sul Bisagno investito dall'alluvione dell'ottobre di 3 anni fa, si chiudono i negozi con le protezioni alle porte. Il fiume è in secca da tutta l'estate ormai. Arbusti e piante lo hanno nuovamente invaso. Le nubi nere minacciano dall'entroterra. Il maltempo torna a fare paura, come sempre in questa regione irrorata da migliaia di piccoli torrenti che raggiungono il mare. Quando si gonfiano in poco tempo per la pioggia fanno danni, soprattutto se sono rimasti a secco, come è successo in gran parte d'Italia in quest'estate mai così asciutta. In pianura padana manca il 72% delle piogge che cadono mediamente in un'annata, provocando quella che per la Coldiretti è la peggiore crisi idrica del decennio. Il calo delle precipitazioni ha messo in ginocchio campagne e città. I 2/3 dell'Italia e dei campi coltivati sono a secco e si stimano inoltre 2 miliardi danni provocati a coltivazioni e allevamenti. In questa situazione almeno 10 regioni sono pronte a presentare la richiesta di stato di calamità naturale al Ministero delle Politiche Agricole. Le città invece hanno sofferto per gli approvvigionamenti idrici contingentati, come a Roma. Il lago di Bracciano a luglio si presentava così, prosciugato. Una secca che costrinse la sindaca Raggi a ridurre la quantità di acqua prelevata. Una situazione non ancora risolta, tanto che il presidente della regione ha appena chiesto di sfruttare altre 4 fonti. Di certo le conseguenze dirette della degradazione del suolo sono la desertificazione negli ambienti tropicali e mediterranei e il dissesto idrogeologico in ambienti a clima piovoso. Chi invece aspetta col naso all'insù la pioggia sono gli appassionati di funghi, dopo una stagione iniziata male con la raccolta ai minimi storici a causa della siccità record di questa estate. Dunque, parlavamo di questa estate molto calda che però dal punto di vista del turismo è stata un'estate da record, un turismo in forte crescita, soprattutto al mare, tanti motivi che hanno portato i turisti, soprattutto stranieri, a scegliere l'Italia invece che altri paesi dell'Europa. Questo lo vedremo nel servizio, ma anche gli italiani hanno preferito le nostre coste, i nostri borghi, le nostre montagne. C'è stato un aumento soprattutto del turismo culturale pieni, c'è stato un vero boom soprattutto nei musei. Da anni il turismo nostrano non sfiorava queste cifre. Nei primi 6 mesi dell'anno ci sono stati 53 milioni di arrivi nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere, con oltre 160 milioni di pernottamenti che si traducono in un più 4,6% e 6% rispetto al primo semestre del 2016. Crescono le presenze degli stranieri ma aumenta anche il turismo interno. A dirlo sono i dati ufficiali raccolti dalle organizzazioni di categoria e dal Ministero dei Beni Culturali e Turismo. E altro dato sorprendente, il boom di visite non si concentra nei mesi estivi ma si sta spalmando su tutti i mesi dell'anno. L'Italia rispolvera vecchi splendori che sembravano ormai dimenticati, complice forse la paura del terrorismo che ha tagliato fuori dalla rosa degli itinerari turistici più gettonati intere zone geografiche, compresi diversi paesi europei. Anche se a monte c'è il timore degli attentati, il risultato è un volano notevole per l'economia di un paese che cerca la ripresa. La novità è che i turisti, soprattutto stranieri, non scelgono solo le città d'arte come Roma e il Colosseo, che anzi sono sovraffollate, ma iniziano a soggiornare nei piccoli centri. Sono cresciuti molti borghi, questo è l'anno dei borghi, sono cresciuti i cammini, sono cresciute le ferrovie storiche, le ciclabili, le città d'arte meno conosciute, quindi è importante che il turismo si diffonda dappertutto e che il beneficio della crescita economica arrivi dappertutto. I turisti riscoprono itinerari che sembravano dimenticati nei piccoli borghi italiani, nelle campagne dove si registrano oltre 7 milioni di pernottamenti negli agriturismi, un più 8% rispetto alla stagione estiva 2016. Visitatori inondano le grandi città come Roma, Milano, Firenze e Palermo,
con i loro musei. Al top però rimane il turismo del mare. Tra giugno, luglio e agosto 90 milioni di presenze sono state registrate negli stabilimenti balneari, con una crescita del 16% in più rispetto ai 75,6 milioni dell'anno scorso, con un incremento dei turisti stranieri intorno al 5%. Aumento generalizzato in tutte le regioni costiere, soprattutto Emilia-Romagna, più 25%, seguita da Puglia, più 23%, e Sicilia, più 22%. Aumenta il turismo online e quello sostenibile. I turisti in Italia trovano borghi, piazze, atmosfere uniche. La domanda cresce e il livello della ricezione in Italia si deve adeguare. Adesso, dice Franceschini, bisogna che ci siano investimenti privati. E siamo alla pagina dedicata allo sport. Martedì torna in campo la Champions League e ricomincia anche la caccia al Real Madrid di Zidane, detentore del titolo. Un uomo solo al comando, e non stiamo parlando di ciclismo. Lui è Zinedine Zidane, l'unico allenatore capace di vincere due Champions di fila. L'impresa è ancora più clamorosa se pensiamo che l'ha realizzata partendo come esordiente in panchina, nonostante il passato glorioso da calciatore. E allora non può che essere lui, con la stella in campo Cristiano Ronaldo, a catalizzare la voglia di successo delle grandi d'Europa, che come un plotone d'esecuzione cercheranno di impallinare il Real Madrid. Di diritto alla scheda delle pretendenti si iscrive la Juventus, sconfitta l'anno scorso a Cardiff proprio dai bianchi di Spagna. Una cicatrice difficile da guarire, anche perché non è l'unica dei bianconeri che due anni prima avevano perso in finale con il Barcellona. E proprio i catalani sono i compagni di viaggio in questo girone, che parte martedì prossimo con l'appuntamento della Juve al Camp Nou. Stavolta non sarà una sfida dentro o fuori come nella passata stagione, in cui la formazione di Allegri riuscì a prevalere nei quarti nel segno di Dybala. La suggestione è comunque tanta, mista alla curiosità di scoprire il valore del nuovo Barça, che ha perso Neymar acquistando Dembélé, senza riuscire a centrare l'obiettivo Coutinho del Liverpool. Un'altra spagnola abituata della Champions è l'Atletico Madrid di Simeone, che non tradisce mai nel suo percorso europeo. I biancorossi terranno battesimo sempre il 12 all'Olimpico, il ritorno nella coppa più importante della Roma, che nell'ultima edizione aveva fallito al preliminare contro il Porto. Un esame di laurea per il nuovo tecnico di Francesco, inserito in un gruppo di ferro che comprende anche il Chelsea di Antonio Conte. I Blues non sono attrezzati come i top club, ma potrebbero essere la mina vagante. Ai nastri di partenza al nostro calcio, diversamente dai recenti flop, si presenta al completo con il Napoli entrato nei gironi sbarazzandosi del Nizza. Mercoledì gli azzurri di Sarri cominciano con una trasferta complicata in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. La concorrenza degli inglesi impone di seguire l'andamento del Manchester di Mourinho, vincitore dell'Europa League, rinforzato in attacco con Lukaku, in attesa del ritorno da gennaio di Ibrahimovic. Fari puntati anche sul Manchester City di Guardiola e il Liverpool di Klopp. Poi c'è l'inossidabile Ancelotti con il suo Bayern in cerca di riscatto, e il Monaco spesso imprevedibile, anche se ha perso Mbappé. Il gioiellino è approdato a Parigi insieme a Neymar, entrambi spinti da una vagonata inconcepibile di milioni di euro. Per questo il Paris Saint-Germain, made in Qatar, viene considerato come una favorita, ma con due problemi: il peso del pronostico e l'incubo del 6-1 patito l'anno scorso a Barcellona. E a Berlino, in una partita della Bundesliga, che è la massima serie tedesca, debutterà il primo arbitro donna. È una poliziotta, ha 38 anni, ha una serie di primato, ma la sua è una storia, è una questione di famiglia. È arrivato anche il momento della prima donna arbitro nella Bundesliga. La 38enne Viviana Steinhaus, poliziotta di Hannover, ha ottenuto la promozione dopo 10 anni di direzione nella Bundesliga 2, la Serie B tedesca, con oltre 250 incontri arbitrati, oltre alle partite di campionato e coppa femminile. L'anno scorso la Steinhaus era stata valutata come miglior arbitro della Bundesliga 2, ma al suo posto erano stati promossi colleghi maschi. Domani pomeriggio all'Olympiastadion di Berlino Viviana Steinhaus arbitrerà Hertha Berlino Werder Brema, il suo primo match nella Bundesliga. Sarà la prima volta in assoluto di una direzione di gara femminile nella massima serie tedesca, e per l'occasione l'Hertha Berlino ha deciso di proporre una politica di prezzi ad hoc rivolta al pubblico femminile per celebrare quello che lo stesso club della capitale tedesca ha definito un momento storico. Poco meno di un mese fa Viviana Steinhaus aveva arbitrato il primo turno di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Chemnitzer. In quell'occasione Ribéry si prese un momento di libertà con l'arbitro, divertendosi a slacciare la stringa di una scarpa della signora Steinhaus. Lei se ne accorse mollandogli un rigoroso scappellotto prima di rimproverarlo verbalmente. E nella Bundesliga 2 molti ricordano i 3 turni di squalifica inflitti a Keren De Birbay, reo di aver rivolto una frase offensiva all'arbitro donna, successe 2 anni fa, dopo che il centrocampista turco aveva segnato una doppietta al Francoforte.
Ancor più esemplare fu la punizione decisa dal suo club, che lo mandò ad arbitrare una partita di ragazzine dodicenni. Divenne invece popolare il video del simpatico incidente avvenuto 7 anni fa, durante l'incontro Hertha Berlino-Haken, con il centrocampista Peter Neimeyer, che sfiorò involontariamente con la mano il seno di Bibiana Steinhaus. Ma quella volta tutto si risolse con una sonora risata. Per oggi è tutto, TG Cronaca torna domani come sempre subito dopo il nostro telegiornale delle 13:30. Buona giornata a tutti voi.